Comunque, benvenuti. Sono molto contenta di essere qui a introdurre questo talk. Io sono Lorenza Baroncelli, sono il direttore del Dipartimento di Architettura del Maxi. Per tanti motivi. Il primo è perché alla fine è il primo talk legato alla nuova programmazione su cui stiamo lavorando e quindi diciamo, è il primo segno di un percorso, diciamo, che mi ha visto qui da qualche mese e che in qualche modo inizia a prendere una forma reale. Ecco. Perché questo talk, che è il primo di una serie di talk, è legato a una nuova linea di ricerca che è a sud del design, che Marco Petroni qua ha curato e che ha interpretato in maniera eccellente. Che nasce da un dialogo con Marco rispetto alla prima mostra che inaugureremo, che sarà il 10 novembre, e che è una mostra su Riccardo Dalisi. Riccardo Dalisi era questa figura borderline tra arte, architettura, design, difficile anche da pedagogia, partecipazione, sociologia, antropologia, cioè anche difficile da inquadrare realmente, ma una figura che è stata estremamente sottovalutata in qualche modo, forse un po' messa in ombra dal design milanese, della Milano da bere, del product design, poi delle aziende pure, ma in realtà nel suo lavoro è riuscito ad anticipare una serie di temi con cui oggi ci troviamo a confrontarci. E questo ci ha fatto venire in mente, grazie a questa chiacchierata con Marco, un po' l'idea di aprire una vera e propria linea di ricerca. Con l'idea di portare il design a Roma, ed è per questo che poi, oltre alla mostra di Dalisi, inaugureremo una mostra su Alvar Aalto, Aino Alvar e Elissa Aalto, e contestualmente una prima mostra di una prima collezione che inizieremo a costituire di design. L'idea nasce un po' di cercare di avviare delle linee di ricerca che non fossero solo il design di Milano a cui siamo abituati, ma che, diciamo, avessero un'attenzione e uno sguardo verso il sud. Quindi questo è il primo di una serie di cicli di incontri che vedranno Marco sul palco il 20 ottobre con Studio Martinelli Venezia, il 25 ottobre con T-Studio, Plus T-Studio, più T-Studio, il 3 novembre con Martina Muzzi e il 10 novembre con Marginal Studio. L'altro motivo per cui sono particolarmente contenta è di essere qui con i Post Disaster Rooftop, perché io loro li ho conosciuti ed è stata l'occasione pure per conoscerci con Marco ormai qualche anno, 2018, quindi qualche anno fa. Loro organizzano questo festival, beh, forse se state qua lo conoscete, comunque organizzano questo festival meraviglioso sui tetti di Taranto. In qualche modo pongono l'idea di festival in discussione, pongono l'idea di festival come un vero e proprio strumento di indagine sulla città, molto più di quanto poi un festival che può essere fatto all'interno di un museo ha la capacità di fare. E questo, cioè, trovare questi meccanismi per cui tu attraverso le mostre, attraverso una programmazione culturale, attraverso un festival riesci a costruire un'indagine sul territorio, secondo me è estremamente vincente e interessante. Li ho poi sempre spesso sentiti, visti, ogni tanto li ho invitati a delle lezioni, e quindi essere qui con loro al primo talk mi rende piena di gioia e di orgoglio. Non vi rubo altro tempo, perché passo la parola a Marco, che vi inquadrerà in realtà in maniera un po' più dettagliata sia il ciclo di incontri, ma anche il perché ha scelto e i Post Disaster Rooftop come primo talk, e benvenuti. Spero che ci vedremo a tutti gli altri. Grazie Lorenza e benvenuti. Io intanto ringrazio il presidente del Maxi, Alessandro Giuli, Lorenza Baroncelli, direttrice del Dipartimento Architettura, per avermi dato l'opportunità. Irene Vico De Vico Fallani. Scusami Irene, non. E per avermi dato l'opportunità appunto di impaginare un programma che in qualche modo potesse, come ha già anticipato Lorenza, provare a disegnare delle traiettorie di vitalità della cultura del progetto a sud, quindi da Roma in giù, il dibattito, la cultura del progetto italiano è sempre stata ed è continua ad essere dominata, diciamo, un po' dall'orientamento e milanocentrica, no? Insomma, non diciamo nulla di nuovo. Che
Che cosa ho cercato di fare in questo programma? Di costruire una sorta di binario che da una parte appunto rivelasse una vitalità della cultura del progetto, ma soprattutto restituisse, come dire, degli orientamenti della cultura del progetto a sud estremamente molteplici e aperti. E questa è una prima traiettoria. La seconda è quella di costruire un ponte con l'esperienza straordinaria di Riccardo D'Alisi, che possiamo definire, anche come accennava Lorenza Baroncelli, possiamo definire un indisciplinato. Quindi in qualche modo è colui che apre anche a tante traiettorie della cultura del progetto contemporanea, che in qualche modo prendono atto anche di una sorta di impossibilità o difficoltà a concentrarsi sulla dimensione della produzione di oggetti per provare a creare dei progetti. Tutti i cinque incontri in qualche modo sono manifestazione di questo passaggio, ma allo stesso tempo testimoniano, se volete, anche una crisi delle discipline del progetto, iniziare dall'architettura, dall'urbanistica, per finire al design. E oggi il viaggio appunto prevede cinque appuntamenti, anche proprio una sorta di mappatura geografica a sud. Partiamo oggi da Taranto, la settimana prossima ci spostiamo a Palermo, poi andiamo in Irpinia d'Oriente, poi con Martina Muzzi, altra persona straordinaria che sono molto contento di aver invitato, perché ci restituirà, come dire, una connessione dei margini e una geografia nuova della necessità che la cultura del design contemporaneo deve avere, quindi le tecnogeografie del design, no? Questa dimensione in cui appunto il design stesso diventa quasi un iperoggetto, qualcosa che sfugge alla misurazione geografica e quindi rende il progetto quasi una condizione mentale o di attitudine, di modo di vivere quasi, di modo di stare al mondo. I cinque appuntamenti sono appunto con oggi Post Disaster, quindi Taranto, poi il 20 Martinelli e Venezia, che ci raccontano un progetto di micromuseo delle arti metalliche, ovvero un'indagine di recupero di un lavoro artigianale ormai in disuso, quello del lattonaio, che tra l'altro si lega appunto anche con Riccardo D'Alisi, il quale attraverso il design ultra poverissimo lavorava appunto con questo materiale, la latta, no? E prima si parlava anche del progetto che Riccardo D'Alisi ha sviluppato sulla caffettiera napoletana. I primi prototipi che manda ad Alessi sono tutti fatti da un lattonaio napoletano. Dopo il 25 ci spostiamo in Irpinia d'Oriente con Piutti Studio, i quali in qualche modo portano nell'ambito del design una progettazione che parte dal territorio e per il territorio, e possiamo parlare in qualche modo di rural design, cioè elementi rurali che diventano appunto spunto di progetto, agganciandosi anche alla dimensione del cibo, delle tipicità di questo territorio meraviglioso che è l'Irpinia d'Oriente, dove opera anche Franco Arminio con la paesologia. Insomma, c'è tutta una tematica molto forte che scorre in quella zona della Campania. Poi appunto l'incontro con Martina Muzzi sulle tecnogeografie il 3 novembre, concludiamo ritornando a Palermo con un collettivo straordinario, Marginal Studio, che collaborano appunto all'interno della città di Palermo con migranti e artigiani e provano in qualche modo a restituire un nuovo modo di guardare allo spazio pubblico, un nuovo modo di guardare alle possibilità che il progetto è capace di generare. Quindi un viaggio estremamente complesso, molteplice, che da una parte vuole restituire appunto la vitalità della lezione di Riccardo D'Alisi e dall'altra restituire tutta una serie di attitudini al mondo del progetto che in qualche modo accantonano la produzione di oggetti per concentrarsi appunto su visioni di mondo, visioni di territorio, visioni di relazioni nello spazio pubblico e sui territori. Oggi siamo con Gabriele Leo,
Grazie a Mappa, che sono due dei componenti di Post Disaster, questo collettivo che tra l'altro è presente tra i 9 progetti del Padiglione Italia curato da Fosburia Architecture in Biennale e Architettura a Venezia. Il titolo del progetto di Fosburi è spaziale, ognuno appartiene a tutti gli altri, dove già sin da questo statement si capisce anche un po' l'attitudine di Post Disaster, che attraverso Post Disaster Rooftops cercano in qualche modo di operare una sorta di rivoluzione dello sguardo sulla dimensione pubblica dello spazio, sulla fruizione che abbiamo degli spazi pubblici, ma soprattutto immaginare i tetti come campo di osservazione, ma soprattutto come campo di azione e relazione con Taranto. Taranto è un caso emblematico, è forse il caso in Italia più emblematico del crollo della modernità industriale, quindi è una città che ci mette di fronte a delle sfide nuove, alle quali appunto Gabriele Leo e Grazia Mappa stanno rispondendo alla grande, e vi do il benvenuto. Grazie. Grazie a voi di essere qui, e grazie a Marco per l'invito, a Lorenza e a tutte le altre persone coinvolte. Appunto, anche per noi è molto bello ritrovarci qui dopo che vi abbiamo praticamente conosciuti entrambi nella prima edizione di Rooftops, perché significa che siamo andati avanti col progetto, che poi era l'idea che avevamo dall'inizio, tanto che la prima edizione appunto si chiamava EP01, proprio perché da principio ci siamo dati un po' questo imperativo di strutturare un progetto di lungo termine. E noi siamo in quattro, come diceva Marco, le altre due persone sono Gabriella Mastrangelo e Peppe Frisino. Siamo persone che hanno un background nel mondo, diciamo, dell'architettura, del social design e delle arti visive. E ci siamo incontrati in dei contesti prevalentemente in Puglia, ma non solo, in cui si sperimentava molto con pratiche appunto che avevano a che fare col territorio e col paesaggio, con un approccio sperimentale e soprattutto un approccio interdisciplinare in cui si fa fatica a distinguere cosa è tecnica, cosa è arte, cosa appunto, che si collocavano ambiguamente a metà tra questi campi. E quindi, accomunati da questa, diciamo, da questa sensibilità che si era generata e dal fatto di essere tutte e quattro persone che vengono da Taranto, abbiamo deciso di iniziare un progetto di natura sia critica che spaziale su Taranto. E quindi nel farlo abbiamo iniziato a incontrarci e cominciare a strutturare delle riflessioni, no, su che cosa avremmo potuto fare. E nel farlo fondamentalmente ci incontravamo sul tetto di questo palazzo, che poi paradossalmente è l'unico palazzo che non abbiamo avuto mai il permesso di utilizzare, che è il tetto del palazzo su cui abita Peppe, appunto uno dei quattro membri del collettivo, perché ci sembrava appunto un posto in realtà che stimolava tutta una serie di riflessioni non solo su Taranto, ma su che cosa può essere Taranto in un discorso estremamente globale. E quindi dopo un po' che lo facevamo abbiamo avuto questa intuizione che in realtà stavamo già facendo una pratica, diciamo una pratica trasformativa di quel tetto, stava diventando uno spazio assembleare, stava diventando uno strumento, appunto un osservatorio, però in maniera molto intima. Quindi quello che abbiamo fatto è stato piuttosto semplice in realtà, la conseguenza è stata aprire questa pratica a una pluralità, diciamo, di sguardi e di voci, e quindi gli abbiamo dato un nome che è appunto Post Disaster Rooftops, che è un po' una provocazione, nel senso appunto venendo da una città che è continuamente raccontata come la città del disastro ambientale, abbiamo detto vabbè, ormai ci siamo dentro questo disastro, anzi posizioniamoci subito dopo, e abbiamo strutturato un formato che appunto dal punto di vista spaziale riguarda l'interpretazione, diciamo, quasi un po' metaforica dei tetti, e dal punto di vista invece dei contenuti abbiamo pensato a un formato che poi è variato molto nel tempo, però ha mantenuto un'ossatura,
che vede, diciamo, un'alternanza, una compresenza di pratiche, azioni performative e pratiche dialogiche, perché, diciamo, la pratica del parlare, di discutere, di creare, di condividere saperi e riflessioni e contenuti era un po' alla base del progetto, abbiamo cercato sempre di mantenerla. Quindi noi, cioè, l'elemento, diciamo, delle assemblee fa parte della nostra pratica. E poi la pratica invece performativa è venuta in maniera spontanea, perché è quella che più si presta a questo tipo di attività e ci ha accompagnato fino ad ora. Quindi quella che faremo oggi è proprio una vera, quasi un reading in realtà, noi la definiamo come una lecture performance, diciamo. Sì, sarà diviso in 4 atti. Nel primo atto illustreremo un po' cos'è la città di Taranto, quindi passeremo dalla città nuova fino alla città vecchia. Nel secondo atto parleremo dei tetti, della nostra ricerca sui tetti, soprattutto nell'ambito del Mediterraneo, quindi cosa significa il tetto per noi. Nel terzo atto invece parleremo del progetto, della cosmologia di Post Disaster Rooftops, fino ad arrivare al quarto atto in cui ci metteremo a confronto con la pratica di Dalisi. Sì, è stato, diciamo, noi abbiamo accettato molto volentieri l'invito a metterci in dialogo con Dalisi perché ci sono effettivamente tantissimi punti di contatto ed è stato anche molto utile per noi fare il punto, per fare un po' anche il punto della nostra pratica attraverso dei concetti chiave che Dalisi aveva strutturato molto meglio di noi, diciamo. Siamo a Taranto, una mattina qualsiasi di un giorno qualsiasi di febbraio. Siamo saliti su uno dei tanti autobus che conducono gli operai dalla città al loro posto di lavoro. Sono i nuovi tarantini, o come con una punta di invidia li definiscono qui, quelli dell'acciaio. Ormai parlare di Taranto è parlare del quarto centro siderurgico dell'IRI, un immenso complesso che una volta ultimato sarà tra i maggiori d'Europa. Taranto è stata tra le prime città del Mezzogiorno che nel dopoguerra hanno visto sconvolgere un ordine secolare con una trasformazione industriale a largo raggio, che non sta mutando soltanto il panorama, sostituendo agli antichi uliveti mastodontiche costruzioni d'acciaio. Anche l'uomo segue questa evoluzione, forse in modo più lento e complesso che non le cose, ma ineluttabilmente. Questo videoclip è un estratto del telegiornale nazionale del 10 aprile 1965. La voce racconta la grande e rapida trasformazione della città di Taranto negli anni 60, quando il governo italiano ne fece un nodo della produzione pesante su scala mondiale, insediandovi quello che è oggi il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Nel XX secolo Taranto viene scelta dall'IRI, Istituto Italiano per la Ricostruzione Industriale, come area strategica per lo sviluppo del Sud Italia. Attraverso l'architettura e le infrastrutture si impone un nuovo lifestyle metropolitano. L'espansione post-dopoguerra di Taranto viene comunemente chiamata Città Nuova. La Città Nuova è la conseguenza diretta di un tecnoentusiasmo collettivo, in cui le città erano estensioni meccanicistiche dei corpi umani moderni. La città nuova è stata pensata e realizzata verticalmente, sulla base di un immaginario radicalmente rinnovato, che ha sostituito l'esistente. Poi la relazione si è invertita, i corpi sono diventati protesi funzionali alla riproduzione urbana, mezzi attraverso cui il cibo viene trasformato in forza lavoro. I corpi sono omogenizzati, meccanizzati, la loro funzionalità ecologica è compromessa. In pochi decenni la città e gli abitanti si ritrovano ad essere quasi completamente dipendenti da un sistema produttivo di scala globale. Le infrastrutture connettono, liberano e includono, tanto quanto escludono, opprimono, estraggono. La comprensione di questa condizione di subalternità rispetto ai processi globali di produzione di capitale ha bisogno di un salto di scala. Questa è un'immagine della foresta amazzonica scattata nel 2018 dall'Earth Observatory della NASA. La macchia rossastra al centro è Carajás, la più grande miniera di ferro al mondo che è facilmente visibile dallo spazio. Le estrazioni sono gestite da Vale, una corporate brasiliana leader nell'estrazione di minerale di ferro e nickel. In Brasile Vale è responsabile di disastri ambientali che hanno duramente colpito le comunità locali.
Le immagini mostrano i parchi minerali dell'industria di Taranto, dove il ferro estratto da valle in Amazzonia viene stoccato dopo il trasporto via mare. Taranto e Carajás sono collegate da un doppio filo in cui la produzione di capitale si intreccia alla violenza ambientale. Questo destino condiviso è solo uno dei tanti esempi di disuguaglianza generati dalle infrastrutture economiche globali e solleva questioni a diverse scale, dalla vita nei territori alla negazione di un'umanità universale. Appena 10 anni dopo la nascita degli impianti siderurgici, alcuni intellettuali cominciarono a mettere in guardia sulla violenza del processo, che penalizzava tutte le altre risorse del territorio. Nel 1972, sulle pagine del Corriere, il giornalista Antonio Cederna usò per la prima volta la parola disastro per riferirsi alla città di Taranto. Oggi Taranto è tristemente conosciuta per essere il più noto disastro ambientale italiano. Negli ultimi anni si è registrato uno dei più alti tassi di malattie respiratorie su scala nazionale e secondo i dati dell'Istituto Nazionale Emissioni, Taranto è responsabile del 93% di tutta la diossina e del 67% di tutto il piombo rilasciati nell'atmosfera del paese. In un rapporto del febbraio 2022, l'ONU ha inserito la città nell'elenco delle zone sacrificali dell'area occidentale. Le zone sacrificali sono luoghi che soffrono di un sovraccarico di processi inquinanti a fronte di un beneficio che si verifica altrove. In biologia, un landscape of fear, ovvero un paesaggio della paura, è un modello comportamentale degli organismi predati, legato a mappature psicogeografiche di rischi e pericoli in un ambiente. Negli ultimi 20 anni, tra la popolazione di Taranto, si è sviluppata una sempre crescente consapevolezza ambientale. In parallelo è emerso un sentimento collettivo di disincanto e diffidenza verso il paesaggio. Elementi fondamentali come l'aria e il suolo vengono ormai percepiti come un potenziale pericolo. L'allevamento delle cozze è uno dei pochi elementi identitari sopravvissuti al processo di industrializzazione. In epoca preindustriale rappresentava una risorsa fondamentale per l'economia locale. Si svolge nel Mar Piccolo, una laguna interna che oggi è uno degli ecosistemi più compromessi dal sovraccarico produttivo. Dal 2011 la mitilicoltura è vietata in molte aree della laguna a causa delle sostanze inquinanti rilevate. Nel febbraio 2019 le autorità hanno posto i sigilli agli ingressi delle collinette ecologiche, un parco lineare che separa il quartiere Tamburi dall'area industriale per via della quantità di sostanze tossiche rilevate nel terreno. Il parco comprendeva anche una scuola elementare che è stata sottoposta alla stessa misura. Oggi la scuola è di nuovo in funzione, ma non sono permesse attività all'aperto, le finestre sono sigillate e l'aria viene filtrata da un sistema di ventilazione meccanica. Sempre nello stesso quartiere, nel 2012, sono stati istituiti i Wind Days, che l'ARPA Puglia definisce. Giornate caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche che determinano un impatto negativo sulla qualità dell'aria nel quartiere Tamburi di Taranto. Ai Wind Days sono associate una serie di indicazioni comportamentali, come l'invito a tenere chiuse le finestre di casa e non svolgere attività all'aperto. Taranto è un simbolo dell'utopia fallita della crescita controllata. La svolta industriale del dopoguerra ha rappresentato l'opportunità di utilizzare la città come un banco di prova per sperimentare un processo di pianificazione totale. Il grande piano industriale di scala territoriale è stato commissionato dal governo ad una società di ingegneria milanese e si sovrapponeva a tutti i piani locali esistenti. Il nuovo sviluppo urbano fu accompagnato da un sentimento collettivo di entusiasmo tecnologico. Queste immagini sono cartoline di Taranto negli anni 70 che celebrano aree di nuovo sviluppo, oggi piuttosto anonime e banali, al tempo associate a un'idea di prosperità e di futuro. L'ideologia dell'ipersviluppo era supportata da una propaganda paternalista che vedeva l'azione congiunta di Stato e Chiesa. La notte di Natale del 68, in un clima di grande separazione tra la Chiesa e i movimenti operai, il Papa Paolo VI celebra la messa all'interno di un altoforno a Taranto. Nel tentativo di operare una riconciliazione affermava: qual è la condizione dell'operaio impegnato nel sistema industriale? Sarà anche lui una macchina? L'uomo vale più della macchina e della sua produzione. Questo è l'interno della chiesa dedicata a Gesù Divino Lavoratore, costruita negli anni 60 nel quartiere Tamburi,
proprio negli stessi anni della costruzione degli stabilimenti industriali. Il mosaico mostra un Gesù gigante, la cui mano sinistra indica gli impianti siderurgici. Ai suoi piedi ci sono diverse categorie di lavoratori, tutti uomini, tra cui un operaio industriale, funzionari pubblici, un marinaio della marina. Il pescatore, seppur rappresentato, è posto in una posizione periferica e mostra le spalle a Gesù. L'unica donna presente nell'immagine non è una lavoratrice, ha con sé una borsa della spesa piena di cibo come simbolo di ricchezza e prosperità di massa. L'immagine complessiva è una sorta di interpretazione cattolica del capitalismo di Stato. Negli ultimi anni, all'interno del dibattito accademico sugli studi postcoloniali, si fanno strada posizioni critiche che invitano a leggere il processo di industrializzazione del Mezzogiorno come una forma di colonialismo interno. Il filmato che abbiamo appena visto mostra una protesta nella città vecchia di Taranto. Ma la protesta non era reale, si tratta del backstage delle riprese di Six Underground, un film d'azione piuttosto brutto prodotto da Netflix e girato da Michael Bay. La seconda parte del film è ambientata in un paese immaginario, vagamente medio orientale, chiamato Turgistan. La capitale del Turgistan appare nettamente divisa in due aree. Una estremamente povera e oppressa, le cui scene sono state girate nella città vecchia di Taranto, l'altra ricca ed elitaria, per cui è stato scelto lo skyline di Abu Dhabi. La produzione del film ha individuato la città vecchia di Taranto come una scenografia ideale per rappresentare un Mediterraneo in crisi a causa del suo stesso malgoverno, sistematicamente salvato dall'intervento delle forze progressiste occidentali. La crisi ecologica di Taranto è iniziata molti decenni fa come risultato di una pianificazione di matrice coloniale che ha imposto la modernità come sistema culturale e socio-economico sul territorio. La Cassa del Mezzogiorno era associata a un confine politico-amministrativo ed enfatizzava la definizione del Sud come un territorio subalterno che non aveva possibilità di controllo sui processi di sviluppo imposti. Tutti questi cambiamenti massicci hanno in definitiva rimodellato il territorio. Il processo è stato vorace e approssimativo. Alcune parti della città e della popolazione sono state lasciate indietro, come fossero residui ingombranti. Il caso più significativo è quello dell'isola della città vecchia e dei suoi abitanti. La sua storia è uno dei tanti effetti collaterali della corsa psicotica alla modernizzazione occidentale. Per secoli l'isola è stata il nucleo economico e sociale della città di Taranto, era densa e racchiusa tra le mura. La sua sostenibilità economica era strettamente legata a risorse locali come la pesca, la mietilicoltura, insieme a una rete agricola che si sviluppava intorno alla città. Con l'insediamento delle grandi infrastrutture nacque una nuova idea di urbanità. Le classi medie e alte migrarono verso nuove aree considerate più salubri e moderne. Nel dopoguerra la città subì un'impressionante diaspora. Un gran numero di nuovi complessi di case popolari furono costruite nelle periferie della città. Un intervento di cosiddetta sanificazione, condotto dal governo, costrinse gli abitanti rimasti a trasferirsi nei quartieri di nuova costruzione. Uno degli effetti più drastici dello spopolamento è il crollo degli edifici abbandonati. All'inizio del XXI secolo, quasi l'80% degli edifici non era più in grado di ospitare la vita. Interi isolati sono oggi chiusi e inaccessibili. Se alla fine del XIX secolo la popolazione della città vecchia era di circa 25.000 abitanti, oggi vi risiedono meno di 3.000 persone. Col passare del tempo, la città vecchia è diventata gradualmente un luogo stigmatizzato, percepito come pericoloso e insicuro. A partire dal concetto di TAZ, ovvero per Temporary Autonomous Zone, teorizzato da Kim Bay, possiamo intendere l'isola come una sorta di Permanent Autonomous Zone, in cui modelli informali di autogestione sviluppati dagli abitanti sono ormai codificati e strutturali. Oggi la città vecchia è una rovina porosa e permeabile.
un rifugio per pratiche abitative sperimentali, abusive, informali, adattive e resistenti, che ostinatamente costruiscono alternative ai sistemi dominanti da cui sono estromesse. I tetti della città vecchia hanno accolto la nostra urgenza di confrontarsi criticamente con questa infrastruttura contemporanea e con i suoi scarti. Osservare Taranto dei tetti permette una ricognizione organica dei processi in corso. L'abbandono dell'isola, l'area industriale con le navi cargo in attesa nel porto, lo scala in verticale della città nuova che sfuma lungo la costa. Abbiamo iniziato ad incontrarci sui tetti e li abbiamo interpretati come un sistema di spazi complesso e generativo. Spazi precari eppure liberi dalle principali forme egemoniche di organizzazione della vita e del capitale. Dall'inizio della pratica portiamo avanti una ricerca sui tetti in relazione al loro potenziale performativo e al loro ruolo nella costruzione delle relazioni sociali nella cultura mediterranea. Girato in Algeria e racconta un ritorno a casa emotivo e complicato. Nel rappresentare momenti di vita sociale, molte scene sono state ambientate sui tetti di Algeri. In Medio Oriente e nel Maghreb i tetti sono spesso spazi accessibili e attivi, arene pubbliche dove la gente costruisce e alimenta relazioni di comunità. In tutte le città in cui vado visito i tetti, spazi privati a cui di solito non si può accedere. Posti molto privilegiati per osservare la città come luogo fisico. Questo fa sorgere molte domande sulla storia dell'architettura moderna, ma anche sull'uso che i cittadini possono fare dello spazio pubblico. L'immagine mostra l'artista e architetto Ordi Colomer mentre cammina sui tetti dell'antica Medina di Tetuán. Nel progetto Medina Parkour, l'artista dichiara di seguire il modello dei movimenti di gatti e bambini, abitanti di questi spazi. Saltando letteralmente sui muri, l'artista sfuma i limiti tra privacy domestica e spazio pubblico. Questa immagine è stata scattata nell'aprile del 2022 ad Alessandria d'Egitto. La popolazione egiziana sta crescendo a un ritmo incontrollato, con masse di persone che migrano dalle zone rurali verso le grandi città. In questo contesto, i migranti affittano abitazioni informali sui tetti delle zone centrali, spesso ricavate adattando locali tecnici preesistenti. In alcuni casi, vivere sui tetti può essere un compromesso di senso rispetto alle case sovraffollate sottostanti, poiché le comunità di famiglie possono condividere gli spazi comuni. Nei quartieri più periferici e informali, questa pratica si espande fino a includere l'allevamento. La pratica di crescere animali sui tetti in Egitto risale ad almeno 60 o 70 anni fa. Attraverso un'interazione multispecie tra donne e animali, i tetti diventano luoghi cruciali per l'approvvigionamento alimentare. I tetti sono anche spazi clandestini, utilizzati per proteggersi dal controllo normativo e per metterlo in discussione. Sono luoghi in cui coloro che di solito non hanno voce nello spazio pubblico possono conquistare uno spazio politico di azione e di rappresentanza democratica. Il fotografo italiano Pietro Masturzo ha catturato la pratica antagonista delle donne di Teheran, che dopo le elezioni del 2009, vinte da Ahmadinejad, sono salite sui tetti ogni giorno alla stessa ora per gridare la loro opposizione alla dittatura, in segno di protesta e dissidenza. Questo video è un estratto del film francese del 1995 L'Odio di Mathieu Kassovitz.
Racconta la storia di tre amici, un ragazzo di famiglia ebraica, un afro-francese e un nordafricano musulmano, che vivono in una banlieue vicino Parigi, in un clima di tensione e scontri tra le minoranze razzializzate e la polizia francese. Il rapporto contronormativo tra i protagonisti e gli spazi urbani è un tema fondamentale del film. L'aspetto interessante di questa scena è l'uso collettivo dei tetti delle banlieue parigine come spazi di svago, in un momento di grande tensione negli spazi pubblici. Nel 1971, a New York, la performer e coreografa Trisha Brown ha presentato Roof Peace, una performance che utilizza l'infrastruttura urbana esistente alterando il senso dell'architettura. I performer sono distribuiti sui tetti di Soho, distanziati ma in contatto visivo, e ripetono i movimenti appresi dal danzatore che li precede nella sequenza. I tetti diventano dispositivi per esplorare nuove modalità di interazione tra i corpi e lo spazio, ampliando le possibilità performative dell'architettura. Nella sua pratica, l'artista ed educatrice Suzanne Lacy cerca di esporre i conflitti tra i gruppi sociali e di rivelare le strutture di potere esistenti. Nella performance del 1994, The Roof is on Fire, ha trasformato temporaneamente il tetto di un garage multipiano di Oakland in un campo d'azione in cui le logiche gerarchiche che solitamente dominano le relazioni tra le classi sociali, sono state temporaneamente sospese e ribaltate. Lacy ha invitato 220 studenti delle scuole superiori, prevalentemente afroamericani e provenienti da ambienti della working class, a discutere di questioni sociali seduti nelle auto parcheggiate sul tetto. Erano circondati da un pubblico di circa 1000 persone, bianche e di estrazione borghese, costrette al silenzio e all'ascolto passivo. Come conseguenza delle misure di contenimento del Covid, abbiamo assistito nel periodo pandemico a un uso spontaneo dei tetti per pratiche solitamente legate allo spazio pubblico. A livello globale, per circa 4 mesi, i tetti sono stati gli unici spazi urbani non regolamentati, sostituendo di fatto le forme convenzionali di infrastrutture sociali, come strade, piazze e parchi, e ospitando rituali quotidiani, sia individuali che collettivi. Eppure, legittimato dallo stato di eccezione, il controllo normativo è arrivato anche sui tetti, seguito da una serie di azioni repressive. L'immagine mostra un episodio avvenuto la domenica di Pasqua del 2020, in cui un raid della polizia in elicottero ha interrotto un gruppo di persone che stava facendo un barbecue sul tetto di una palazzina popolare a Palermo. Poiché le norme di contenimento impedivano l'uso di qualsiasi spazio pubblico, possiamo sostenere che l'azione punitiva ha definitivamente determinato una nuova concezione dei tetti come spazi pubblici. Dai tetti di Taranto osserviamo la catastrofe e proviamo a rinnovare lo sguardo, ribaltando il senso comune degli spazi urbani attraverso continua interazione tra i corpi collettivi e organici e quelli minerali dell'infrastruttura. Attraverso i tetti ci prendiamo uno spazio di libertà che la disciplina ci aveva negato e lo apriamo all'azione collettiva. Nel tempo si è delineata una cosmologia della pratica. Disastro. Letteralmente il disallineamento dagli astri, una rotta infausta o contraria alla direzione favorevole. È possibile interpretare il disastro come una condizione di partenza verso una deriva felice? Il disastro è in corso o è già avvenuto? Taranto. Città manifesto, avamposto della crisi globale, urbana ed ecologica, che ci proietta in geografie e paesaggi infestati, dove vengono negoziate nuove simbiosi inaspettate. Tetti. Dai tetti della città vecchia è possibile avere una ricognizione immediata degli effetti del disastro in corso e allo stesso tempo immaginare collettivamente futuri possibili. Rovine. Archeologie del presente e del futuro, che raccolgono i fossili di una contemporaneità in cui tempi eterogenei convivono e sbattono uno contro l'altro, come barche ormeggiate al porto. Corpi. Infrastrutture biologiche che si oppongono all'oppressione verticale dell'infrastruttura estrattiva. Disobbediscono ai modi in cui sono divisi e strumentalizzati per razza, genere o classe.
sono interconnessi dentro formazioni sociali in cui si costruiscono significati, in cui l'amore, la cura, la rabbia e la riparazione sono sentiti e vissuti. Mostri. Variazioni del sistema, forme creative e collaborative di adattamento, intrecci promiscui che permettono la vita sulla Terra. Sono le meraviglie della simbiosi e le minacce dello sconvolgimento ecologico. Fantasmi. Spiriti che indicano luoghi in cui si è consumata una violenza nascosta, negata o irrisolta. La violenza lascia le ombre di ciò che tenta di cancellare. Crepe. Fratture verticali che irrompono attraverso i molteplici sedimenti dello sfruttamento, dell'inquinamento e della crisi, creando nuove relazioni con lo spazio, il tempo e il lavoro, capaci di minare la violenza del capitalismo globale. Mediterraneo. Entità controversa e sincretica, infestata da passati coloniali, laboratorio della crisi politica ed ecologica, i cui confini sono continuamente mutevoli e indeterminati. Il disastro è già avvenuto, è il Mediterraneo una crepa. La materia straborda, si rimescola, si genera un flusso di corpi, di risorse e di tempi diversi, in cui il futuro collassa nel presente. Abitare il post-disastro implica porsi in netta contrapposizione con la narrativa occidentale del 2050 che spinge il punto di catastrofe in avanti, in un momento futuro predeterminato tecnocraticamente. Abitare il post-disastro è anche un esercizio di osservazione. Lo sguardo che proponiamo è promiscuo, controintuitivo, empirico e immaginifico. Salire sui tetti della città vecchia di Taranto offre una panoramica di una città traumatizzata, ma offre anche un'opportunità di cura, un punto di vista privilegiato da cui immaginare scenari futuri collettivamente, attraverso continui slittamenti dello sguardo dal reale al possibile. La nostra è una pratica trasformativa che attraverso occupazioni temporanee e interdisciplinari sfida la concezione comune degli spazi urbani. A seconda delle circostanze, il tetto diventa un'arena per dibattiti, un palcoscenico per performance o un laboratorio a cielo aperto. Lo spazio che si genera è effimero. Un momento prima di diventare consolidato o istituzionalizzato viene smantellato, come un set cinematografico che viene smontato senza mai diventare spazio monumentale. Sui tetti invitiamo persone, pratiche e ricerche a contribuire a un discorso collettivo e interdisciplinare sulla costruzione di un immaginario controegemonico. I temi sono urgenti e globali, eppure tutti nitidamente suggeriti dal territorio. La nostra pratica rappresenta uno dei tanti contributi a un discorso critico, complesso e stratificato, che raccoglie una moltitudine di esperienze in luoghi e tempi diversi. È direttamente in conversazione con tutte le pratiche radicali e sperimentali che si susseguono ciclicamente nella storia dell'architettura, nei periodi di crisi e transizione, e che manifestano l'urgenza di spostare i confini della disciplina per accogliere nuove mescolanze e influenze, ogni volta che l'architettura perde la sua presa sul caos della realtà. In particolare, tra le sperimentazioni radicali, la nostra pratica è particolarmente vicina all'esperienza di Riccardo Dalisi a Rione Traiano di Napoli. Come le animazioni di Dalisi, le nostre azioni sono situate in un sud marginalizzato e sono conseguenza diretta del contesto, sia spaziale che sociale, con cui si relazionano. Come il Traiano per Dalisi, la città vecchia per post-disastro è un luogo di elezione, un luogo rispetto a cui ci si autoproclama un mandato. Post Disaster Rooftops è stato generato da una tensione di decentralizzazione. Spostare la produzione del discorso critico dai contesti culturalmente privilegiati a quelli marginali e svantaggiati, dove le urgenze non solo si possono discutere, ma anche e soprattutto sentire. Questa immagine mostra una delle tante sperimentazioni spaziali messe in atto da Riccardo Dalisi nel Rione Traiano di Napoli.
Come la città vecchia di Taranto, il quartiere raccontato da Dalisi è un contesto stigmatizzato e ghettizzato, dove l'esistenza è più vicina alla sopravvivenza che alla vita ordinaria. Il Traiano di Dalisi e la nostra città vecchia sono accomunati da un caos generativo. Da un caos generativo e contronormativo, che Dalisi definisce disordine caotico delle appropriazioni. Intendiamo l'intera città vecchia come una sorta di common, un laboratorio, un osservatorio per la sperimentazione di pratiche urbane interdisciplinari, che intende esplorare nuove forme di convivenza in tempi di crisi ecologica globale. Dalisi teorizzava la tecnica povera, che nelle sue parole coincide con l'ideologia del valore creativo della collettività, e rivendica un mutamento strutturale dei rapporti di produzione e di gestione. Nel nostro caso non si è trattato di una scelta ideologica, ma di un'urgenza di appropriazione. In entrambi i casi, la tecnica povera diventa linguaggio e di conseguenza immaginario. Nel 2019, in collaborazione con il duo Fabulism, abbiamo ricoperto tutta la superficie del tetto con reti solitamente utilizzate per l'agricoltura. L'obiettivo era evidenziare visivamente la nostra presenza corporea e collettiva all'interno di una rovina in trasformazione. L'intervento prendeva spunto da una pratica spontanea e diffusa nella città vecchia di Taranto: avvolgere intere porzioni di edifici con reti allo scopo di limitare i danni legati ai crolli. Al Traiano, Dalisi teorizza la pratica d'animazione, una pratica in cui il progetto perde la sua carica monumentale e diventa uno strumento, un mezzo per suscitare interesse, partecipazione creativa e spirito collettivo. Lo scopo finale non è mai il prodotto in sé, ma la trasformazione relazionale generata dal processo. Allo scopo di esplorare le relazioni possibili tra i corpi e lo spazio architettonico, sin dall'inizio della nostra pratica abbiamo aperto un dialogo con le arti performative, quelle del suono, quelle del corpo e quelle relazionali. Con le arti performative la nostra pratica spaziale condivide concetti fondamentali: l'essere effimere e temporanee, fruibili soltanto nello spazio fisico in un tempo dato; l'essere necessariamente contestualizzate, in relazione all'esigenza di adattarsi al contesto ed esserne modellati; l'essere esperienza collettiva, generatrice e trasformativa. La nostra esperienza e quella di Dalisi sono accomunate da una continua tensione di contrapposizione tra la distopia della modernità e la ricerca di uno scenario utopico. All'interno di contesti reali distopici, come il rione Traiano di Napoli e la città vecchia di Taranto, la pratica sovrappone interventi effimeri e relazionali, in cui il corpo collettivo risignifica temporaneamente lo spazio esistente e costruisce nuovi immaginari alternativi. Tutte le tracce prodotte dalle varie edizioni di Post di Sasso e Rooftops vengono editate e raccolte in un archivio multimediale. Conversazioni trascritte, registrazioni audio, fotografie e video. Non si tratta di una semplice documentazione, ma di un processo di elaborazione che è parte integrante del progetto. In questo senso, uno dei riferimenti fondamentali sono i bollettini di Global Tools, l'esperienza di sperimentazione e pedagogia radicale, a cui ha preso parte anche Riccardo Dalisi. Allo stesso modo, un anno dopo la fine della sperimentazione, Dalisi ha raccolto nella forma di diario un archivio con gli esiti delle animazioni in ordine cronologico. In Dalisi, l'autorialità è messa in discussione attraverso la partecipazione. Bambini e adulti vengono coinvolti nella creazione di disegni e oggetti attraverso una pratica di appropriazione istintiva, che può evolvere in autogestione. Il progettista si limita a fornire strumenti di base. In modo analogo, la nostra pratica è idealmente non affermativa. Il luogo del progettista si limita alla direzione artistica, mentre i contenuti sono frutto di un sistema di collaborazioni a gerarchiche, attraverso le quali si perde la paternità del prodotto finale. L'ultimo punto di contatto che riconosciamo con l'esperienza del Traiano è forse quello per noi più significativo: mettere in discussione la normatività della pratica e la normatività dello spazio. Da un lato riconosciamo di avere in comune con Dalisi un'urgenza, quella di posizionarci al margine della disciplina, da cui operare una critica dei saperi e generare processi necessari di ibridazioni tra pratiche diverse e complementari.
Il processo che ne deriva non è più facilmente identificabile come pratica architettonica, ma si sposta all'interno di un'ambiguità disciplinare che permette nuove possibilità di interazioni con il reale. Dall'altro ci accomuna una spregiudicata libertà di atteggiamento nei confronti dello spazio fisico. Una reinterpretazione radicale degli spazi esistenti che permette di non replicare i processi riproduttivi dell'infrastruttura urbana. Questa attitudine, direttamente mutuata dai contesti geografici e sociali dentro cui operiamo, determina una pratica anarchica e non regolamentare, che per accadere deve necessariamente bypassare i meccanismi normativi dello spazio urbano. Ringraziamenti. Interessante anche tutta la ricerca che c'è dietro le vostre pratiche e anche appunto, molto, è stato molto interessante vederlo applicato in una città come Taranto. E io volevo dire che sono un architetto, sono Luigi Castelli, e ho ideato l'anno scorso e curato un festival delle terrazze a Roma, che è stata la prima edizione che abbiamo realizzato con l'Estate Romana. E è stata una prima edizione che verrà replicata anche l'anno prossimo, e lo dico perché appunto penso che queste cose siano molto interessanti poi quando cominciano a fare rete, e perché l'idea di riappropriazione di questi spazi secondo me funziona, è stata partecipatissima la nostra edizione, e quindi volevo dire, facciamo rete, esistono anche delle reti europee che si occupano proprio di questo, che forse le conoscete, io sono in contatto con questi di ECRN, European Creative Rooftop Network, che con i colleghi olandesi, insomma ci sono anche in vari altri paesi europei, e insomma io sto muovendo i primi passi in questo mondo, voi probabilmente avete più esperienza di me, però mi sembra ecco, molto interessante, e bravi, grazie. Grazie a te. In realtà credo in qualche modo ci hanno inserito dentro questa mappatura di quella questo network di cui stavi parlando, europeo, sì. C'era arrivata una proposta di entrare da una realtà di Cipro che faceva delle pratiche anche molto simili alle nostre, in realtà legate anche a pratiche artistiche sui tetti, perché poi Cipro, infatti noi ci siamo anche stati poi a Nicosia, perché essendo divisa dal confine, no, anche dell'ONU, che divideva da parte turca da quella greca, tramite i tetti tu puoi comunicare visivamente anche con altri strumenti. Cioè è l'unico modo per avere una percezione totale, diciamo, della città, che adesso è separata da un muro. Volevo anche chiedere, perché me lo sono perso, da quanto tempo fate questo? In realtà non l'abbiamo proprio detto, ma dal 2018 abbiamo iniziato, poi ci siamo fermati per questioni ovvie come la pandemia, in cui appunto abbiamo avuto uno stop, quindi siamo al quarto EP, che intendiamo come Extended Play, perché raccogliamo tutte le tracce e le archiviamo, appunto, non viene da episodio. E sì. Il frame all'interno del quale vi muovete, cioè fate spontaneamente, vi appropriate di questi spazi o siete all'interno di... perché noi per esempio siamo all'interno dell'Estate Romana, quindi l'anarchia di cui parlavate voi è molto limitata, cioè noi dobbiamo rispondere a tutta una serie di regolamenti, eccetera, eccetera. Mi chiedevo invece voi come vi collocate in questo senso. No, noi non abbiamo un sistema di riferimento, nel senso che a livello, diciamo, di struttura sociale la città vecchia di Taranto è molto fragile, come dicevamo, quindi ci sono palazzi che sono totalmente occupati, palazzi in cui abitano, palazzi che sono invece
magari occupati da persone che poi subaffittano ad altre persone. C'è tutta una gestione molto complessa dell'abitazione, dell'abitare, diciamo. E noi cerchiamo delle mediazioni con la comunità locale per utilizzare questi spazi, costruendo un rapporto, diciamo, di fiducia e anche un po' di scambio, nel senso che poi, cioè, quello che cerchiamo di fare è di intercettare delle risorse pubbliche, economiche, e redistribuirle nella comunità locale, che ci aiuta anche in tante cose, e in cambio, tra le varie cose, ci dà la possibilità di utilizzare i tetti dei palazzi. Sì, poi abbiamo utilizzato tetti di differente natura, appunto da privati o semipubblici, o che ci hanno dato in gestione temporaneamente l'amministrazione di Taranto, quindi nelle varie edizioni si è sempre voluto. L'importante per noi era di avere una mappatura della città vecchia attraverso i tetti e di utilizzare sempre tetti differenti, però per lo più sono spazi che un po' sono ibridi tra il privato e il pubblico o anche occupati, quindi c'è molta anarchia e autogestione. Diciamo che il tetto occupato è il migliore che puoi trovare, perché non devi fare collaudi, non devi seguire norme di sicurezza, permessi. Sì, quindi fa abbastanza ridere, visto che stiamo entrando nel dettaglio della sicurezza, chiamare l'ingegnere della sicurezza che ti certifica sul tetto occupato, per dire. Cioè, ci sono dei no sense che si generano, che sono molto importanti. Quindi non lo fai. Importanti. No, però quando abbiamo usato il tetto del comune è stato il caso più complicato di tutti, perché il parapetto non è alto, la scala non è larga abbastanza. Quindi ti devi occupare tu di tutte queste, di riprendere questo carico di responsabilità, che snatura molto invece il progetto, che proprio è legato a anche coesistere, no? con le persone che ci ospitano. Poi loro vengono anche, partecipano, però noi non glielo chiediamo, cioè, nel senso, non forziamo. Allora, quest'anno in generale abbiamo avuto un numero di partecipanti, nell'EP03 abbiamo avuto circa 900 persone in totale che sono passate nelle varie attivazioni durante i vari mesi, e quest'anno sì, anche durante la performance di Silvia Calderoni circa 300 persone. Sì, quello è stato due tetti, sì, sono picchi massimi, poi 50, 300, molto dipende da quello che proponiamo. Le assemblee sono meno partecipate, però più sentite. Però più sentite, sì. E invece le performance sono molto più partecipate. Sì. Poi altre attività invece sono laboratoriali, quindi ci si iscrive, o comunque c'è un numero, diciamo, oltre il quale diventa anche difficile, perché poi i tetti sono degli spazi piccoli, sì. E noi non facciamo pagare niente, quindi cerchiamo di essere più, di includere tutti, però. E quali sono i vostri canali, diciamo, di comunicazione? Come in qualche modo riuscite a fare partecipare questa gente? Allora, abbiamo, vabbè, canali social come tutti, e ufficio stampa su scala locale e nazionale che ci segue durante le attivazioni, e comunque anche rete locale, presenza locale da parte di chi. Rispetto alla città vecchia sono persone che noi, cioè, con cui noi, perché quando stiamo lì durante la produzione si crea un sistema proprio di, che è anche un po', diciamo, anche un aspetto, io poi, se devo dire sinceramente, mi dispiace anche poi che si crea questa dinamica anche poi di abbandono, perché noi andiamo lì, cambiamo anche molto le dinamiche che ci sono per strada, e poi quando ce ne andiamo loro ci dicono: ma perché ve ne andate? E noi diciamo: vabbè, sono finiti i soldi e ce ne andiamo. Però invece, per quanto riguarda la città cosiddetta nuova, che poi è Taranto, funziona molto la stampa locale, la radio di Taranto, Radio Cittadella, come si chiama? Sì, sì, differenti in base all'interlocutore, utilizziamo differenti strumenti, mezzi. In città vecchia si vede proprio la presenza, ci siamo, stiamo facendo delle cose, c'è il via vai, comunque c'è un interesse diretto anche, e c'è un coinvolgimento, quindi si sa. All'esterno, perché comunque c'è questo interno esterno, città vecchia, città nuova, come raccontavamo prima, ci sono i soliti mezzi di comunicazione. Sì. Sì. Quindi indipendentemente dal luogo, c'è perché è la città nuova, la città vecchia, cioè c'è una promiscuità culturale. Sì,
c'è uno scambio interessante perché c'è gente che viene anche da molto più lontano e quindi c'è un'ibridazione interessante e soprattutto c'è, abbiamo notato che c'è anche tanto interesse nella città di Taranto, nel conoscerlo e nel comprenderlo al di là appunto dei media, del racconto dei media o comunque stigmatizzato e standardizzato. Però la città vecchia di Taranto, diciamo che noi abbiamo usato dei posti in cui molti abitanti della città nuova non sono mai stati, perché dipende molto da dove ti collochi. Ad esempio quest'anno eravamo proprio in un sistema di vicoli molto stretto in cui è difficile che ti addentri, a meno che non c'è un motivo specifico, diciamo. E quindi è strano perché le persone della città nuova conoscono poi alla fine la città vecchia meno dei turisti, che invece sono più coraggiosi, diciamo, la esplorano molto di più. Quanti ne fate? No, è uno. No, no, non un incontro, c'è una programmazione ogni anno. Sì. L'anno scorso è durata circa 3 mesi, 3-4 mesi, quest'anno solo una settimana. Una settimana ad aprile, capiremo se. Sì, adesso, perché poi il problema è molto legato alle risorse che riusciamo a intercettare. E poi l'anno scorso avevamo un tetto, quello famoso del comune, che era in gestione, l'avevamo avuto per 6 mesi, quindi ci potevamo anche permettere. Ed era stato interessante perché col tempo ogni settimana aumentava il numero di persone che venivano, perché si diffondeva un po' la voce che c'era questa cosa qua. Invece quando non hai un posto in gestione, tu se comunque sei ospite a volte per un pomeriggio soltanto, no? Può succedere anche quello. Sì, nella prima edizione abbiamo attivato diversi spazi anche per mezza giornata o per delle ore, che comunque è anche interessante attivare degli sguardi per poco tempo e poi direzionarsi altrove, quindi avere una visione più da più punti. Del pubblico e se attraverso il festival si siano anche innescate delle dinamiche, diciamo, più spontanee anche fuori dal quadro della durata appunto del festival, anche se appunto ho sentito che può essere molto variabile a livello temporale. Ma allora, noi abbiamo fatto da subito questa scelta di perché quando lavori in un contesto come quello della provincia del sud, spesso hai due strade fondamentalmente. Una è quella, diciamo, dell'alfabetizzazione cosiddetta del pubblico ai linguaggi del contemporaneo. Noi invece siamo partiti subito con delle bastonate super criptiche. Da questo punto di vista, in realtà ci aspettavamo quasi più diffidenza. In realtà ci siamo resi conto che siamo stati percepiti come un'entità a cui devi dare fiducia. Addirittura una volta una persona di Taranto ha scritto un post condividendo, abbiamo fatto l'evento, lui l'ha ricondiviso dicendo: è bello che avvengano queste cose anche quando non le capisci. E noi abbiamo pensato, io ho pensato, beh, bene, no? Perché non devi avere la pretesa di capire quello che succede. Sì, per molti tarantini soprattutto è diventato quasi una richiesta di appuntamento fisso. Ora ci chiedono quando ci sarà il prossimo EP, quindi oltre al mandato, cioè ora ci sentiamo ancora di più questo mandato di dover continuare. Comunque sì, degli utilizzi spontanei, l'anno scorso per esempio dei bambini hanno iniziato ad usare il tetto per giocare a calcio, oppure delle persone ci hanno scritto per chiederci se potevano venire a fare yoga sul tetto. Quindi comunque sono stati riconosciuti come degli spazi di cui appropriarsi e questo è ovviamente un obiettivo per noi raggiunto. Sì, poi c'è il tema di cosa significa, nel momento in cui il pro diventa uno spazio vero e proprio, non più temporaneo, di chi è la responsabilità di quello spazio? Quindi quello è da capire. Sì. Questa è l'ambientale, non so di definire. Noi siamo di lì, però viviamo a Milano e i nostri due colleghi vivono a Taranto, siamo splittati, sì, a metà. Che tra l'altro non sono potuti venire per problemi di urgenze familiari.
Diciamo che anche il fatto che due di noi stanno prevalentemente a Milano, noi trascorriamo più o meno 3-4 mesi a Taranto e gli altri a Milano, e gli altri due invece stanno giù, è stata un po' la chiave per uscire dal localismo in cui ti puoi infilare quando fai un progetto in Puglia, diciamo. È anche la chiave per prendersi cura però del territorio, sì, del progetto, quindi serve un po' immergersi e riuscire in questa doppia lettura, sia interna che esterna, è stata utile per tutto il gruppo. Sì, grazie al fatto che Peppe in particolare proprio vive nella città vecchia, quindi lo riconoscono come persona che sta lì, conosce tutti per nome praticamente, quindi fondamentalmente ci sono state delle cose che abbiamo fatto che non sarebbero state possibili se lui non fosse di là. Perché dopo un po' ti percepiscono come uno che... tu lì sei ospite fondamentalmente. Sì, se non vivi proprio nella città vecchia, non se sei di Taranto in generale. Quindi questo presidio costante o comunque presenza è fondamentale per fare un progetto del genere. Aver scelto proprio la città vecchia piuttosto che quartieri come Tamburi, Quello è anche perché l'ha spiegato un po' Gabriele all'inizio, perché all'inizio proprio ci incontravamo sul tetto di casa di questo nostro collega e quindi è venuto spontaneo iniziare lì. Sì, il progetto originale era fare tutto là, tutti gli anni là, però poi non è stato possibile. In realtà poi è stato... Sì, su questo tetto di questo Palazzo Gennarini. E poi appunto non abbiamo mai potuto utilizzarlo perché non ci hanno mai dato il permesso la proprietà stessa, quindi nella dimensione intima andava bene, in quattro però mai pubblica, aperta, e quindi abbiamo iniziato a mappare, esplorare nuovi tetti, nuovi spazi, e devo dire che è stato molto più sfidante come... Sì, ha arricchito molto, diciamo, la pratica, perché poi ogni posto suscita proprio un'esperienza diversa, no? A volte sei totalmente immerso, cioè l'unico palazzo circondato da palazzi crollati, altre volte sei sul mare, cioè c'è proprio una relazione diversa con lo spazio. I Tamburi sono un quartiere con cui abbiamo un po' paura di confrontarci, perché sono un quartiere che è stato veramente stroncato dalla narrazione, perché non è che sia tanto più lontano dalla città, cioè alla fine fondamentalmente le sostanze tossiche rilevate nell'aria sono leggermente più alte Tamburi rispetto alla città vecchia, però è un quartiere dove la gente è molto frustrata perché non vuole andare via da lì, perché fondamentalmente è un quartiere in realtà anche interessante, sono tanti spazi pubblici, però ha raggiunto il picco proprio più basso di tutta l'Italia, di tutte le province, città diciamo italiane di valore immobiliare, per cui non riescono neanche ad andarsene quelli che vorrebbero. Quindi è un quartiere un po' delicato con cui ci siamo confrontati soltanto una volta, perché ce l'ha chiesto un artista, tra l'altro romano, che si chiama Cesare Pietro Giusto, e lui ha voluto fare questo attraversamento che girava in realtà intorno ai Tamburi e passava tra l'industria e i Tamburi e poi finiva in questo che è l'ultimo edificio dei Tamburi, che quasi ospita una compagnia teatrale, però per l'80% è abbandonato. E quindi è stata l'unica volta, no, che ci siamo relazionati con i Tamburi. Sì, ci vuole tempo e cura anche per confrontarsi con un quartiere che comunque è così tanto a ridosso della fabbrica e non vogliamo appropriarci del dolore altrui di base, nel senso che non abitando lì ci sembra un po' predatorio come atto, quindi vogliamo dare tempo al tempo e capire se sarà il caso, se avremo delle interazioni maggiori col quartiere, se... quindi non è escluso, anzi stiamo anche valutando di... utilizzare dei tetti della città nuova, di altri, cioè della città di Taranto, altri oltre alla città vecchia, però bisogna capire le relazioni che andiamo a creare con i contesti, sono comunque differenti. Altre domande? Bene, se non ci sono altre domande io saluterei Gabriele, grazie, ti ringrazierei di questo presente.
prezioso intervento e vi do appuntamento a venerdì prossimo con lo studio Martinelli di Venezia, e ci sposteremo a Palermo, altra città complessa, con questo riferimento forte alla dimensione artigianale che è andata smarrita, persa. E appunto lo studio Martinelli di Venezia sta tentando, attraverso l'apertura di un micro museo dedicato alle lavorazioni metalliche, di in qualche modo riportare al centro della cultura del progetto contemporaneo tecniche e saperi che in qualche modo la plastificazione dei centri storici, ma il capitalismo in maniera ancora più feroce sta cancellando e rimuovendo. Grazie ancora. Grazie mille per questo.